Salve a tutti. Allora, faccio questo video per rispondere a uno degli innumerevoli messaggi che mi arrivano che, secondo me, anzi, credo proprio di fatto siano delle sciocchezze, ma lo sapete, no? Spingi, 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 poi è troppo. Quindi in qualche modo devo rispondere. Oggi è una bellissima giornata a Milano, almeno così di primo mattino, sono intorno alle 9. E volevo dirvi semplicemente che io non sono telepate. Gabriele non è telepate. Telepate credo si dica, cioè non ho la telepatia, non uso la telepatia, ecco. Volevo rassicurarvi di questo. Anche perché nel caso veramente fossi telepate, non avendone la consapevolezza e la conoscenza specifica, cioè in poche parole non me ne renderei conto, quindi di fatto comunque sia non sarei telepate, perché se uno non se ne rende conto non ha la consapevolezza, quindi cioè volevo dirvi questo, ecco, smettete di andare in giro a dire che Gabriele ha poteri speciali, non ha poteri speciali, non è telepate o telepate, va bene telepate, niente, volevo dirvi questo, intanto faccio vedere un po' un breve scorcio di dove sono, vabbè questa quadratura migliore forse, insomma, potrebbe essere tipo questa. E niente, tutto qua, ne raccontano tante, farò altri video su quello che dicono, che sento dire a giro e tutti i messaggi che mi arrivano che sono veramente sciocchi. Un po' no, non sono infantili, però sono proprio sciocchi, delle sciocchezze abnormi. Quindi volevo rassicurarvi, se mi incontrate e vi guardo non sono telepate, quindi non vi leggo nel pensiero. E se magari faccio una determinata espressione, magari perché sono sovrappensiero, ecco, quello di sicuro sono sovrappensiero, che sono sovrappensiero e penso alle varie cose, ciò che faccio durante il giorno, il fatto che devo andare a prendere il cibo dal distributore dei cibi per i poveri, devo andare alla mensa dei poveri per mangiare, leggo, insomma faccio quello che posso fare barra voglio fare. Tutto qua, tranquillizzatevi, se mi incontrate salutatemi, boh, che vi devo dire, ne raccontano troppe, tante, cioè parlano di me come chissà cosa, cioè sono povero e vivo in strada, quindi c'è poco da raccontare, ok? Cioè lo racconto io la vita che faccio. Buona giornata, buon lavoro e buona scuola.